Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io sono Battista Alessandro e sono responsabile del settore Project Contract dell'azienda Schema. Chi è Schema? Schema è un'azienda che si occupa di pavimenti flottanti e posasecco, ovvero superfici calde, da tutte le linee, dai laminati ai parquet prefiniti, a superfici tecniche come SPC e brevetti nostri con materiali ibridi, che è l'argomento di oggi. Hybrid wood, pavimenti ibridi in legno nella progettazione contemporanea. Prego. Ecco, oggi parliamo proprio di pavimenti in legno. Eccolo. Allora, come detto prima, chi siamo? Schema è un'azienda che nasce nel 1992, quindi una trentina d'anni, ed è partita producendo pavimenti laminato, forse tra i primi in Italia per importato dal nord Europa quella che è la tecnologia dei pavimenti a posa flottante o posa secco. Nel tempo, in questi anni, il mondo dei pavimenti laminati sono stati aggiunti tutte le altre linee del mercato per quanto riguarda pavimenti come SPC, i vinilici o resilienti, i parquet prefiniti, parliamo sempre di posa secco in generale, e come arriviamo adesso agli ibridi, dei pavimenti dove prendiamo della materia naturale come il legno e la mettiamo a il pavimento resiliente oppure a un prodotto come il Lambert, che è un nostro brevetto, che è un similare, può ricordare quello che è un pavimento in laminato. Che proprietà hanno? Un attimo, eccoli qua. Prima di andare a vedere i prodotti, diciamo che la scelta dell'azienda di puntare sui pavimenti ibridi è quella di guardare a quello che adesso si intende come sostenibilità. Come sostenibilità noi intendiamo di usare meno materia nei prodotti, vedi il legno, ma per dare più prestazioni tecniche. È anche vero che l'azienda ha iniziato un percorso per la certificazione ESG, che fa parte proprio per qualificare tutta l'azienda, compreso i fornitori, compreso le materie prime, compreso tutta la filiera, proprio per cominciare a progettare e guardare i prodotti del futuro sotto il cappello della sostenibilità. Anche perché ricordiamo che quando l'impatto ambientale dei prodotti, se vediamo nel mondo dell'industria, è sotto controllo perché è un mondo regolamentato. Il mondo dei trasporti si sta regolamentando, il mondo delle costruzioni è totalmente lasciato libero. Parliamo ovviamente di certificazioni, tutti i nostri prodotti hanno le certificazioni dalla EFC, dal CATAS, dalle CAM, dalle CE, dalle EPD e tutte quante. Ma cominciamo a parlare di prodotti. Il primo prodotto che presentiamo è Starwood. Starwood è un prodotto che deriva dagli SPC. Gli SPC sono i vinilici bassi spessori. Lo Starwood ha come caratteristica principale quella di avere una superficie estetica di vero legno. Il vero legno è vero che è un millimetro, ma combinato ad un pannello vinilico da 6 mm riusciamo ad avere un vero pavimento in legno, quindi con finitura legno, ma su basso spessore. Questo mi dà la possibilità di avere un prodotto che posso utilizzare nelle ristrutturazioni veloci senza a dover intervenire su infissi e porte in maniera molto importante. L'impiallaccio di legno di un millimetro unito a un pannello molto denso mi aumenta anche la resistenza di questo prodotto. Quindi è vero che abbiamo un tranciato in legno superficiale, ma è vero che avendo sotto un pannello molto denso ha una resistenza all'impatto e quindi allo sfondamento molto, molto importante. Avendo un pannello sintetico è anche completamente idrorepellente, quindi mi dà la possibilità di utilizzare un pavimento flottante, quindi veloce ristrutturazione, anche in ambienti umidi come bagni e cucina. Ovviamente
se il pannello non risente dell'umidità o dell'acqua, anche il tranciato sopra non mi si gonfia, non mi si muove. Il tutto poi è comunque protetto da una vernice protettiva. Il prodotto comunque è anche esteticamente molto bello perché è bisellato, l'aggancio per la posa flottante è di quelli ingegnerizzati e quindi molto facile da posare e molto veloce. Al posto del materassino forno assorbente come nei vinilici, non quello sintetico, abbiamo messo un materassino in sughero che ha delle caratteristiche anche isolanti e anche per l'insonorizzazione acustica molto importanti. Ovviamente è un prodotto a classe al fuoco BFL-S1 ed è sostanzialmente adatto anche a pavimenti flottanti. Questa è la stratigrafia del prodotto. Come vedete abbiamo il tranciato, viene verniciato sopra con una ultra resistente e in legno di rovere, abbiamo il pannello in SPC, il Core Star, sottofondo acustico in sughero, il tutto accoppiato con incastro TLS, microbisello da 4 mm. Questo è intanto un piccolo video per vedere come viene gestito, come vedete si gestisce esattamente come un pavimento a colpi di incastro. Chiaramente in tutte quelle situazioni, pensate a un albergo, una ristrutturazione residenziale dove voglio mettere il legno ma non voglio andare a toccare sottofondo, voglio posarmi sopra in modo che può essere anche rimosso, questa è per il momento una soluzione molto interessante. C'è anche la finitura noce. Tanto un po' di referenze, mondo dell'oreca, mondo delle cucine, mondo residenziale. C'è anche la spina, è disponibile anche con lo stesso sistema di posa flottante, la spina non precomposta, quindi a pezzi singoli. Questo è un brevetto. Se prima ci eravamo soffermati su un prodotto con pannelli SPC, qui abbiamo un prodotto totalmente fatto in legno. Prima la tecnologia Starwood deriva dal mondo resiliente, qua si può dire quasi che deriviamo da un pavimento quasi dal mondo del laminato come gestione, ovvero abbiamo un pannello in HDF, abbiamo un contro pannello per bilanciare in abete, abbiamo il solito tranciato da 1 mm, solo che la produzione di questo prodotto, e qua sta il brevetto, viene prodotta per fusione con della resina melaminica. La resina penetra nei pori e quando asciuga o raffredda diventa un pezzo unico. Questo mi dà un prodotto molto resistente, siamo quasi una decina di volte più resistente rispetto a un parquet normale prefinito. Mi dà la possibilità di avere un prodotto che acquisisce delle caratteristiche tecniche molto importanti. Se pensiamo che rispetto a un parquet resistano a un sfondamento di 400 kg a centimetro quadrato. Il fatto che sia fatto con un pannello in HDF, con resina melaminica vegetale, mi fa sì che questo prodotto è al 100% riciclabile. Rispetto a un parquet in prefinito non ha neanche le colle, quindi mi lo fa sostanzialmente essere un prodotto totalmente senza emissioni. Anche qua usiamo 1 mm di tranciato, quindi rispetto a un parquet prefinito usiamo 1/8 di materia, quindi vuol dire che se per fare 1 m² di parquet qua ne possiamo fare 8. Questo è sempre nella visione aziendale di fare e di progettare dei prodotti che in qualche modo preservino e guardino anche quella che è la sostenibilità aziendale, sì, ambientale.
Oltretutto, un prodotto come questo acquisisce anche altre caratteristiche tecniche importanti. È idro 24. Per 24 ore può stare immerso nell'acqua. La resina fa sì che l'MDF non gonfi. È antibatterico, la melamina lo rende antibatterico perenne e sostanzialmente è un prodotto base legno BFLS1 perenne, ovvero l'ignifugo non è dato dalla vernice ma è dato dal pacchetto di produzione. Questo è il test che facciamo rispetto, fa vedere come rispetto a un parquet tradizionale con anima in abete, un parquet con anima centrale in HDF, perché gli impiallaggi su HDF ce ne sono. La differenza sostanziale di questo prodotto è che proprio deriva da un processo di fusione con la resina. E qua delle referenze. Come vedete è adatto in bagno, è adatto in palestre. Questo è un prodotto che viene utilizzato spesso nelle palestre perché è un legno molto resistente. Poi viene utilizzato nell'allestimento, quindi alto calpestio, in situazioni commerciali, situazioni ristorazione, in alberghi, in residenziale. Ovviamente la selezione dei tranciati, come esattamente nel parquet, abbiamo sia la selezione rustica che quella pulita. Anche qui abbiamo la possibilità di avere la spina italiana sempre con non precomposta, quindi singola e flottante. Questo prodotto, a differenza dello Starwood di prima, può essere anche incollato, quindi possiamo gestire questo prodotto anche ad incollo per situazioni dove magari abbiamo situazioni commerciali come un teatro, come in quel caso possiamo incollarlo secondo il protocollo che abbiamo. Le differenze tra i due. Come abbiamo detto prima, la prima differenza sostanziale è lo spessore. Con l'Ambertec lavoriamo su 11 mm e dobbiamo aggiungerci esattamente come un pavimento in laminato flottante il tappettino fonoassorbente e andiamo ad aggiungere 2 mm. Quindi già se abbiamo delle problematiche o comunque dei limiti dati dallo spessore, da una parte abbiamo 7 mm finito, con l'Ambertec arriviamo a 12 più o meno. L'altra differenza sostanziale è che uno è totalmente idrorepellente, Starwood, l'Ambertec invece abbiamo un prodotto idro 24. Tutti e due sono BFLS1, sono batteriostatici, usano un ottavo di materia prima. Abbiamo però una spazzolatura più profonda, quindi il Lamberte, che per come è fatto risulta un materiale molto più naturale, molto più profondo come effetto del legno, su quanto riguarda lo Starwood un po' meno, però tutti e due sono due materiali totalmente naturali al tatto e all'estetica. Grazie.